Perché Roger ha deciso di adorare Dio? Roger era orfano di madre fin dalla sua più tenera età. Pur essendo stato dolorosamente colpito da questa disgrazia, suo padre, che di mestiere faceva il pescatore, aveva cresciuto Roger con amore ed era riuscito ad alleggerirne il dolore e a colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa della mamma. Quando un giorno successe qualcosa di terribile. Mentre era in navigazione, il padre di Roger si era dovuto issare sull'albero maestro della sua imbarcazione, da dove cadde in mare e non fu mai ritrovato. A 14 anni Roger diventò orfano di padre e di madre e nessuno che si prese cura di lui. Divenne un senza tetto. Per sfamarsi rubava le verdure dagli orti e le consumava crude. Affrontava il freddo dell'inverno indossando 3 paia di pantaloni, uno sopra l'altro. Iniziò a bere e diventò un alcolizzato. L'alcol sembrava aiutarlo a sfuggire alla dura realtà. Un giorno, Roger sentì parlare del Vangelo e accettò Gesù come suo Salvatore. Colui che aveva creato l'universo gli diede la certezza del perdono. Si prese cura di lui, aiutandolo a gestire il risentimento e il dolore. La sua vita fu trasformata. Roger guarì. Smise di bere, iniziò a lavorare in proprio e mise su una famiglia felice. Comprò casa, fece studiare i figli e visse per far conoscere agli altri colui che lo aveva salvato. E per rispondere alla straordinaria esperienza di redenzione che aveva vissuto, tra le altre cose, Roger decise che, fino alla morte, avrebbe adorato Dio restituendogli fedelmente la decima e donandogli le sue offerte. Che cosa ha fatto il Salvatore per te nella tua vita? Restituendogli la tua decima e donandogli regolarmente e sistematicamente le tue offerte, come Roger esprime la tua gratitudine in risposta alla salvezza che ti ha offerto. Una salvezza che abbraccia tutti gli aspetti della vita. Che Dio ci aiuti a metterlo sempre al primo posto.